Il dicembre dei soci Coop si tinge di cultura. Prosegue infatti l'iniziativa delle Notti Magiche, una serie di visite guidate, messe a disposizione dalla cooperativa, che permettono di scoprire piccole e grandi realtà del nostro territorio. L'ultimo mese dell'anno è dedicato al comprensorio senese, con una pattuglia di soci che lo scorso venerdì ha avuto la possibilità esclusiva di visitare in notturna il Museo Civico e Archeologico della Collegiata di Casole d'Elsa. Questo museo nasce nel 1996 raccogliendo due collezioni, quella archeologica e quella artistica, ed è diviso in due sezioni. La prima, dal piano superiore, che raccoglie reperti provenienti dal territorio, in parte reperti scavati, in parte appartenenti ad una collezione di una famiglia nobile senese, la famiglia Bargagli, che ha tanto scavato in questo territorio nell'Ottocento perché qui aveva i suoi possedimenti. Quindi è lo specchio di quello che è, di quella che è la storia etrusca di questo territorio, fortemente dipendente dalla vicina città di Volterra. Uno dei pezzi più straordinari e più rappresentativi di questa collezione è senza dubbio la testa Bargagli, chiamata così proprio perché proviene dalla collezione Bargagli. La collezione archeologica, che vanta anche due affibbiagli in bronzo raffiguranti una scena di pugilato, è solo una delle due anime del museo. L'altra è quella storico-artistica, fondata principalmente sul lavoro di due pittori della zona, Alessandro Casolani e Augusto Bastianini. All'interno del percorso espositivo, che termina nella collegiata di Maria Assunta, impossibile non citare anche il cenotafio di Messer Porrina, realizzato da Marco Romano, ennesima opera che va ad impreziosire questo museo, che si rivela essere un piccolo gioiello immerso nella campagna senese, intrinsecamente legato al proprio territorio, un'area tutta da scoprire e rimasta praticamente immutata. Il museo si inserisce in un contesto di castelli e di natura incontaminata. Pensate, qui nel dipinto che c'è alle mie spalle c'è una bellissima vallata, la vallata del Cecina, che si scorge dal castello di Monteguidi ed è rimasta intatta così come l'ha dipinta Augusto Bastianini nei primi anni del secolo appena trascorso. La natura qui nei dintorni è ancora vergine, straordinariamente intatta e costellata di pievi e castelli. Le visite notturne nel circuito della Fondazione Musei Senesi proseguono venerdì 16 alla Pinacoteca Crociani di Montepulciano, il venerdì seguente al Museo d'Arte Sacra della Val d'Arbia a Buonconvento e termineranno venerdì 30 dicembre al Museo Diocesano di Pienza. I soci Coop possono utilizzare la FMS Card, il biglietto unico che consente di entrare gratuitamente al primo museo di utilizzo e a tariffa ridotta dal secondo in poi. Ormai sono molti mesi che Fondazione Musei Senesi ha la fortuna di avere il sostegno di Unicoop Firenze, sia per la promozione di calendari come questo che avvicinano i visitatori e i soci Coop nello specifico ai nostri musei, di una rete che è fatta di 45 realtà sparse sul territorio della provincia di Siena. Dall'altro, proprio grazie a queste stesse iniziative, Unicoop ci consente di promuovere uno strumento che è la Fondazione Musei Senesi Card, noi la abbreviamo FMS Card, che consente proprio un accesso facilitato a questi stessi musei con una cifra che per i soci Coop è convenzionata al prezzo di 8 euro anziché 10 e che dà la possibilità a chiunque la possegga di entrare gratuitamente nel primo museo e con una tariffa ridotta in tutti gli altri. Ha la durata di un anno intero, quindi l'invito è proprio questo. Se già ad aprile avevamo realizzato questi appuntamenti nei musei archeologici, ora in dicembre abbiamo quelli storico-artistici, continueremo in questo tour che abbraccia le varie collezioni del territorio e questo è davvero la FMS Card, uno strumento utile per aprire come fosse una chiave le tante possibili letture del nostro patrimonio culturale.